Ordigni ed
talmente devastato dalla guerra che ancora oggi, a parte il fatto che ancora oggi ci sono i buchi degli ordigni, quindi se vi capiterà di andare a vedere, in particolare verso i forti di Vaux, di Domon, troverete ancora gli abbattamenti. E in particolare verso Domon, là dove c'erano dei villaggi, adesso hanno messo delle lapidi, in cui c'è scritto: qui c'era il negozio del parentiere, qui c'era il macellaio, eccetera, e trovate solo dei buchi. E in alcuni di questi terreni non si riesce a 100 anni di distanza ancora a coltivare niente, tanto il terreno è ancora pieno di ferro e di rottami metallici, e ci sono ancora le mine a 100 anni di distanza. Perché questa concentrazione di fuoco? Voi considerate che, per esempio, gli italiani scaricavano su un fronte di circa 3.000 metri quadrati lo stesso numero di bombe che gli alleati scaricavano nella seconda guerra mondiale sull'intera Germania. Cioè ci fu una guerra fatta da moltissimi uomini e moltissimi ordigni concentrati in uno spazio brevissimo. Detto questo, fu realmente un inutile massacro. Fu un inutile massacro a cui, e questo l'avrete fatto, spero, nelle lezioni di storia, arrivarono tutte le potenze, arrivarono assolutamente impreparate, sì, a parte che credo che si siano avuti i comandi più stupidi che l'Europa si sia mai trovata ad avere, sia comandi politici che comandi militari, ma comunque l'illusione era quella di una guerra breve combattuta sostanzialmente con gli stessi criteri delle guerre che si erano combattute nell'Ottocento. In India, perché di questo che parleremo, affrontarono questa guerra in parte evidentemente come avevano affrontato le guerre precedenti, con una retorica. Se io vi ho portato alcune fotocopie, ma solo di un articolo di Arnaldo Francaroli. Arnaldo Francaroli fu con Guelfo Civinini l'inviato del Corriere della Sera sul fronte della prima guerra mondiale. Considerate che il Corriere della Sera, che era diretto da Luigi Albertini, fu interventista. Luigi Albertini fu tra i pochi in Italia che vollero assolutamente la guerra. Il Corriere della Sera, la fondazione, ha anche ripubblicato il suo carteggio con Cadorna. Qual è la differenza rispetto all'Ottocento? È che evidentemente all'inizio del Novecento i giornali avevano già una diffusione di massa. In Italia, con una popolazione fortemente analfabeta, evidentemente la diffusione non era paragonabile a quella dei giornali francesi o tedeschi, ma comunque per la prima volta i quotidiani, perché di quello si parlava, la radio e la televisione evidentemente non esistevano, i quotidiani ebbero una larghissima diffusione. Quindi la stampa giocò, pensate semplicemente al popolo d'Italia di Mussolini, che in Italia svolse un ruolo fondamentale a favore della guerra, la stampa giocò un ruolo notevole sia nella prima parte per convincere le popolazioni che in guerra non ci volevano andare, nessuno delle popolazioni, che invece le guerre erano necessarie, e poi per raccontare un fronte che non è mai esistito. Io vi leggo solo una riga di un pezzo qualsiasi che del 20 dicembre 1917 è preso dal Corriere della Sera. Considerate che l'Italia aveva appena subito nel settembre del 17 la disfatta clamorosa di Caporetto. Allora, dunque, tanto per capirci come lavoravano i nostri giornali, Caporetto, che è stata forse una delle più grosse sconfitte dell'intero Novecento, non si era mai visto e non si sarebbe visto nemmeno nella Seconda Guerra Mondiale e nelle guerre che purtroppo ci siamo trascinate poi, un esercito così drammaticamente in rotta che dopo 2 anni di guerra si ritirava da tutte le posizioni. Abbiamo detto che sono posizioni di pochi chilometri, in quel caso invece l'esercito si ritirò, è sceso completamente dai monti, si ritirò in pianura, non si era mai visto una sconfitta di questo genere. I nostri giornali non ne parlavano. Il giorno dopo Caporetto, che non si chiamava Caporetto, Cadorna, che era il capo delle nostre forze armate, pubblicò un bollettino di vittoria. Il livello medio della nostra copertura giornalistica è dunque questo. Vi leggo solo questa frase, che il titolo è "I colpi alternati del nemico tra Brenta e Piave", e il sottotitolo è "Sul grappa tra i difensori".
Massiccio del Granda, 18 dicembre. Sulle montagne del Granda la battaglia è in furia, continua da giorni e non ha riposo. Qui si combatte e si muore. Alla sua avanzata il nemico trova un ostacolo eretto e mantenuto con abnegazione sovrumana. Le montagne sono in continuo sussulto. Cannonate, fucileria, fuoco di mitragliatrici, bombe a mano. La battaglia sconfina nel cielo. Lotte d'aeroplani, stormi che volano bassi a mitragliare. Non v'è un angolo tranquillo, tutta la montagna è un inferno. E i soldati vi stanno dentro, con un senso di adattamento che pare al di sopra di ogni possibilità. Quando il pericolo è dappertutto, quando è così grande, non fa quasi più impressione. Questo è finito, questo è finito. Allora, questo tipo di reportage di guerra, che fu un reportage tipico della prima guerra mondiale dei nostri giornalisti, io cito in particolare Paolo Cimini e Armando Fraccaroli perché erano del Corriere della Sera e quindi sono quelli che hanno avuto la copertura maggiore, questo è il tipico reportage di guerra della prima guerra mondiale. Considerate che Emilio Russo, che ha scritto un anno sull'Altopiano, che è uno dei bei libri italiani sulla prima guerra mondiale, commentò delle cronache di Guelfo Cimini e di Fraccaroli a questi giornalisti che raccontano di mille battaglie senza averne visto nemmeno una. E adesso vi leggo invece una cosa completamente diversa per farvi vedere perché oggi voglio parlare di reporter donne, non solo per riportare alla luce dei nomi che sono andati nel dimenticatoio, ma perché il ruolo delle reporter donne nella prima guerra mondiale oggi possiamo considerarlo fondamentale. All'epoca non tanto, ma poi vi spiego anche perché. Fango. È una pioggia sottile a creare altro fango. Fango, con frammenti di ferro incastrati, ciò che rimane di una nazione in lotta, stravaccato, appeso nel fango sull'orlo dell'abisso. È tranquillo qui, la pioggia è il fianco, smorza con la voce della guerra che urla oltre l'orizzonte, ma se prestate ascolto, udrete cataratte di ferro che riversano canali sulla terra erbosa e sentirete la terra tremare. Alle spalle la Francia, appena dietro un grido a vento, a nord della costa, una costa senza porto, inutile. A destra, quella è la strada per Ypres. Meno si dice su quella strada è meglio è, nessuno la percorre per scelta, è inglese ora. Davanti a noi non potete andare, non c'è frontiera, solo un margine sanguinante e trincea, e dove il nemico ha stretto il suo ultimo morso, ha stretto i suoi denti di ferro e imbottito tutto per esplodere, ha smesso di divorare il vento, ha lasciato la sua traccia, questi campi ormai inutili, questi ripari raggrinziti, città? Nessuna, cittadine? Nemmeno l'ombra. Sì, c'erano una mezza dozzina di villaggi, ma ora c'è solo fango, è una pioggia sottile che cade creando altro fango, fango con oggetti che villaleggiano dentro, ruote, motori rotti, rovine di case, tombe. Questo è uno dei reportage di Mary Borden. Mary Borden era una scrittrice, una giornalista. Allora, era una scrittrice americana, era una ricchissima signora di Chicago, era nata nel 1886, quindi insomma non era esattamente una ragazzina del 1914, era già madre di tre figli, la quarta figlia lei la ebbe proprio nel 1914. E nel 1914, allo scoppio del primo conflitto mondiale, si trovava in Inghilterra. A questo punto decise di fare quello che, devo dire, molte ricche signore americane in quel periodo fecero, aprì un ospedale sul fronte. Moltissime di queste signore ricche americane che si trovavano in Francia o in Inghilterra, perché era nuova abitudine per molte delle scrittrici americane passare un periodo della loro vita in Europa, lo scoppio della prima guerra mondiale evidentemente fu la rivelazione di un mondo completamente diverso. Erano vissute nell'Europa della Belle Époque, venivano dall'America, che non era ancora la grande potenza che sappiamo, che aveva un livello di emancipazione femminile più alto generalmente di quello dell'Europa, e questo è il motivo per cui erano giornaliste, scrittrici, si mantenevano da sole, avevano, come dire, una vita professionale autonoma, anche se accompagnata invece da una quale era piuttosto conservatrice. Nere si trova quindi in Inghilterra, sceglie di scendere sul fronte occidentale e quindi la prima cosa che incontra è il
quello che c'è adesso, nel senso che Ypres, appunto, come vi ho detto, fu completamente rasa al suolo. Il Belgio era una nazione neutrale, la Prussia, come sapete, decise di entrare in Germania, decise di prendere di sorpresa la Francia, invadendo il Belgio e cercando di arrivare a Parigi dal nord. Questa azione fallì, sarebbe invece riuscita, come sapete, nella seconda guerra mondiale, perché i tedeschi arrivarono effettivamente a Parigi, fallì con la grande battaglia della Marne. La battaglia della Marne, che doveva essere, come dire, una grande battaglia di sfondamento della prima guerra mondiale, quella che avrebbe risolto in un momento questa guerra, in realtà fu l'inizio dell'impattamento. Quindi le truppe tedesche passarono in effetti velocemente sul Belgio, e poi però su queste cose ci fermeremo, perché passarono velocemente, ma fecero terra bruciata, e poi si fermarono su questo confine. Oggi, a parte il fatto delle città molto moderne, e a parte una zona molto sviluppata, e a parte questi sconfinati cimiteri e queste trincee che sono state restaurate, quello che mi colpisce è che non c'è più frontiera. Questo ve lo dico perché spesso voi appartenete a una generazione che le frontiere non le ha viste, e che dell'Europa si è già trovata. Però, sono io che sto facendo questo danno. Appartenete a una generazione che le frontiere non le ha viste, però fa una certa impressione vedere che in un triangolo di terra in cui in 4 anni si sono massacrati milioni di persone, adesso si passa. E io credo che questo sia l'unico senso, l'unico motivo per cui alla fine uno dice che la guerra ci sia stata. E questo contrasto a me ha fatto molto riflettere, perché in realtà in quei pochi chilometri intorno a Ypres la guerra si impatta. No? E Mary Borden seguì tutta questa vicenda, alla fine della guerra pubblicò un libro, lei in realtà ha pubblicato molte cose, ma la cosa più bella che ha pubblicato si chiama The Forbidden Zone, la zona proibita, che è un libro che purtroppo non è stato tradotto di recente in italiano. Io vi ho portato solo una prima pagina, con alcune fotocopie, se volete, in inglese, e vi consiglio di leggerlo. The Forbidden Zone, tra l'altro poi la zona proibita è diventata una sorta di modo di dire, insomma, è un'espressione che si è usata in molte situazioni, non ebbe nessuna risonanza del suo successo. Considerate che uscì nello stesso anno di Addio alle Armi, di Ernest Hemingway, e di Niente di nuovo sul fronte occidentale. I due romanzi maschili ebbero uno straordinario successo, quello di Mary Borden no. E però vi posso assicurare, se lo leggete lo scoprirete, che è molto più duro ed è molto più amaro, sia di Niente di nuovo sul fronte occidentale, sia di Addio alle Armi di Ernest Hemingway. Hemingway in particolare è piuttosto retorico, anche in quel libro lentolo, c'è una amarezza, un libro quasi allucinatorio, quasi visionario, in cui per esempio questa immagine del falco continua. E devo dire che se per esempio mi capita di vedere su YouTube c'è un film del 1916 che si chiama La Battaglia della Somme, ancora avrete molto dentro questa sensazione del falco. Allora, tutta questa lunga premessa per dirvi che nella prima guerra mondiale ci sono state delle reporter donne, e quello per cui secondo me vale la pena parlarne è, primo, le straordinarie difficoltà che queste donne affrontarono per poter raggiungere il fronte di guerra, che era vietato in particolare la prima linea alle donne, e poi vi racconterò come una riuscì a raggiungerlo lo stesso. Quindi queste poche giornaliste americane che riuscirono ad avere il permesso di arrivare nelle trincee dovettero superare una serie di ostacoli. Considerate che sono spesso anche degli ostacoli banalmente fisici, nel senso che nel 1914 le donne erano vestite, non in pantaloni, potevano usare. In Francia esisteva un divieto per legge di indossare i pantaloni. Tra l'altro, la cosa pazzesca della Francia è che la legge che vietava alle donne di indossare i pantaloni è stata abolita soltanto nel 2006. E perché se ne sono scoperte quando ci sono stati, non so se vi ricordate, dei disordini nelle banlieue, perché le donne arabe erano state costrette dai loro compagni a indossare i pantaloni e non le gonne, ci fu una manifestazione e tutte le donne parigine andarono nelle banlieue con le gonne, e si scoprì che in realtà la legge francese vietava i pantaloni e che nessuno si era mai preoccupato di abolire il divieto dei pantaloni per le donne. Comunque,
Fatto sta che nella prima guerra mondiale le donne in pantaloni non ci dovevano andare e quindi queste reporter si trovavano con queste lunghissime gonne che ancora si portavano nel 1914 sul fronte. Evidentemente non è questo l'ostacolo principale, l'ostacolo è che le donne erano considerate non all'altezza, non abbastanza coraggiose, non abbastanza in grado di affrontare la durezza di quelle trincee. In realtà queste donne dimostravano tutto il contrario. Ma dov'è la loro specificità? Innanzitutto in un cambio di passo del linguaggio. Non già avete visto lo scatto fra come scrive fra Caroli e come scrive la Borden. Questa differenza di linguaggio si mantiene per tutte le reporter che riescono a raggiungere la prima linea. Improvvisamente è come se, quella retorica in quel fango delle trincee, quella tristezza dei soldati, soprattutto Mary Borden, ma non solo lei, si accorge della... c'è una frase molto bella che lei dice sempre parlando del Belgio, dice... La strada è scivolosa, sporca di rifiuti, c'è un gatto giallo che si tiene una finestra. Questo è il quartier generale dell'esercito belga. Si vedono questi uomini stravaccati, maleducati, malconci, sporchi. Sono soldati. Si può leggere nelle loro mascelle cascanti, negli occhi stupefatti, pazienti, senza speranza, quanto sia noioso essere un eroe. Quanto sia noioso. Qui è lo scarto. E questo tipo di scarto, devo dire, in tutta la cosa maschile, compresa in quella di Mia Zinò sul fronte occidentale, la troverete più con difficoltà. C'è in un anno sull'altopiano, questo sì, cioè in un anno sull'altopiano l'inutilità di questo massacro emerge completamente. Dunque, Mary Borden pubblica nel 1929, Le Forbidden Zone, questo libro non ha alcun successo. E questo è il secondo elemento. Il secondo elemento è che noi siamo abituati ormai evidentemente ad avere le cronache in tempo reale di quello che sta succedendo. Questo non vuol dire che noi abbiamo sempre una visione corretta delle guerre. Immaginate solo il conflitto adesso dell'ISIS, sembra incredibile, ma nessuno riesce a capire dove siano i conflitti dell'ISIS effettivamente. Quindi non è vero che ancora oggi riusciamo a seguire i conflitti realmente in tempo reale e come realmente si stanno svolgendo. Ma immaginate la situazione della prima guerra mondiale, nel senso che si tratta innanzitutto solo di carta, due di una guerra che a parte sul fronte occidentale, cioè sul fronte tra Francia e Germania, come ha detto prima Mary Borden, la Francia alle spalle, nel senso che si combatteva e a 10 km la vita riprendeva normale, 10 km da una parte e 10 km dall'altra, per cui le comunicazioni venivano raramente interrotte. E io mi sono rifatta tutta quella che loro chiamano la voie sacrée, i francesi sempre della loro, la via sacra, che è questa strada, è poco più di un viottolo, francamente adesso non è asfaltato, è poco più di un viottolo, per cui per 4 anni incessantemente continuarono a passare i rifornimenti per il fronte. Ecco, quello che colpisce è proprio questo, cioè c'era un fronte in cui la gente si stava massacrando, hanno chiamato voie sacrée, la via sacra, per non dire la via di morte, nel senso che per 4 anni su quella strada è passato materiale che era destinato semplicemente a distribuire morte. Se ci pensate, è difficile che una strada serva solo a quello. Ma quella strada fu costruita e destinata per 4 anni solo a fare morte. Beh, comunque, in ogni caso, il resto della popolazione civile viveva lì accanto. Per cui le comunicazioni furono abbastanza facili. Sul fronte occidentale, sul fronte italiano e sul fronte rosso le cose erano un po' più complicate. L'Italia e gli italiani, come sapete, hanno combattuto sotto in montagna, i collegamenti erano difficilissimi, le truppe, per esempio, adesso sto leggendo un libro che vi consiglio, si chiama Caporetto, è scritto da Mario Silvestri, che è ripubblicato alla Corriere della Sera, le truppe spesso non riuscivano a ricevere gli ordini, ma riuscivano a ricevere gli ordini per giorni, per cui nessuno sapeva mai esattamente come fare. Immaginate i giornalisti, nel senso che se uno riusciva ad arrivare sul fronte della guerra, a sopravvivere, a tornare indietro, poi doveva gettare questi pezzi al telefono, per telegrafo, in qualche modo il pezzo compariva dopo giorni. Quindi, voglio dire, già queste cronache sono cronache slittate dei giorni, per cui nessuno era costantemente aggiornato. Per quanto riguarda queste donne, la cosa è stata ancora più complicata, nel senso che sono quasi tutte giornaliste americane, per cui poi dovevano trasmettere per telegrafo questi pezzi in America e i pezzi arrivavano anche con un mese di ritardo. In più
gran parte di loro non sono riuscite a pubblicare quello che volevano pubblicare, per cui poi dopo la guerra hanno prodotto moltissimi libri e moltissimi libri di memorie, lettere, corrispondenze, eccetera, eccetera, e gran parte di questi in Italia non sono mai stati pubblicati. Di questi personaggi ce ne sono due in particolare, queste donne che sono andate direttamente sul fronte, in trincea, ce ne sono due che vi vorrei segnalare in particolare da parte delle donne. Una si chiama Nellie Bly e l'altra si chiama Edith Wharton. Edith Wharton probabilmente la conoscete perché è la grande scrittrice di Ethan Frome, delle date di innocenza, e normalmente conosce il film con Michelle Pfeiffer. È una delle più grandi scrittrici del Novecento. Beh, entrambe, nonostante Edith Wharton era un'altra signora ricchissima, era una scrittrice, viveva stabilmente in Francia, aveva sposato tra l'altro un ricchissimo banchiere, ma che era completamente pazzo, e quindi si separò all'epoca, appunto non era così facile divorziare, si separò e continuò a vivere in Francia. Allo scoppio del conflitto, Mary Porter si trovava in Francia, e benché sia sempre stata una convinta pacifista, sentì che la Francia era stata aggredita, anche perché poi in realtà, come dire, l'invasione del Belgio era veramente stata una clamorosa violazione a quelle che fino a quel momento erano considerate le regole della guerra. Quindi, pur essendo pacifista, si schierò decisamente dalla parte dei francesi, rimase in Francia per tutto il periodo e raccontò il conflitto. Nellie Bly, e adesso poi magari vi leggo anche un breve passo di Edith Wharton, Nellie Bly poi è un caso tutto particolare, proprio perché il mio personaggio preferito, mi piace molto raccontare. Allora, Nellie Bly era una ragazza di origini piuttosto povere, piuttosto modeste, solita storia americana, violentata dal padrino da ragazza, eccetera, eccetera, straordinariamente intelligente, straordinariamente volenterosa. Tanto per dirvi il personaggio, nel 1889 Nellie Bly, che faceva già la giornalista, si presenta al suo direttore e dice: io vorrei fare il giro del mondo in meno di 80 giorni, perché era appena uscito il libro di Jules Verne, il giro del mondo in 80 giorni, ma evidentemente quello lì era un libro. Il personaggio Phileas Fogg, il protagonista di Giro del mondo in 80 giorni, non aveva mai verificato, essendo un personaggio assolutamente letterario e virtuale, se effettivamente si poteva all'epoca con i mezzi a disposizione fare il giro del mondo in 80 giorni. Lei va dal suo direttore e dice: io vi farò il giro del mondo in meno di 80 giorni. E il direttore risponde: ma non sei nemmeno, sei una donna, figuriamoci. Innanzitutto figurati il bagaglio che ti porterai dietro. Io adesso non ho potuto, immaginando che i mezzi tecnici fossero un po' limitati, non vi ho portato delle figure di Nellie Bly, che si scrive Nellie Bly con la Y finale. Vi consiglio di andare a vedere su internet, perché sembra la cucina di Mary Poppins. Figurati, il bagaglio che ti porterai. Poi sei una donna, avresti bisogno di essere accompagnata. E lei rispose: vabbè, se non mi ci mandi tu, io partirò lo stesso. Il direttore aveva una caratteristica, si chiamava Joseph Pulitzer. Allora, in realtà le aveva detto no, ma ci stava seriamente pensando. Dopo un po' la richiamò e con la perfidia tipica dei direttori le disse: sei pronta a partire domani? Nel 1889, cioè il giro del mondo, non so se avete idea. E lei disse: ovviamente sì. E quindi circa un anno dopo, in realtà, la sua proposta, Nellie Bly parte per il giro del mondo, viaggiando verso est, cioè venendo verso l'Europa. Come prima cosa sbarca prima Portsmouth, ovviamente, ma poi a Nantes, perché a Nantes viveva Jules Verne, quindi lei fa tutta una direzione per andare a trovare Jules Verne, che tra l'altro era un disordino pazzesco, però davanti a questa ragazza che tentava l'impresa. Per inciso, tra l'altro, lei ha sempre viaggiato da sola, ha sempre viaggiato con un borsone così. La sua descrizione è uscita in libro, è uscito in Italia di recente per Murcia, il giro del mondo di 72 giorni, che vuol dire che c'è riuscita a farlo in 80. È una donna molto spiritosa, un tipico spirito anglosassone, parte con questo borsone in cui racconta la cosa più difficile da fare. Fu il vasetto della crema idratante, non ho mai capito perché la sono portata via, mentre si dimenticò
tipo alla macchina fotografica Kodak, che era appena stata inventata e che invece sarebbe stata assolutamente fondamentale, perché noi in questo genere non abbiamo nessuna fotografia. L'unico pezzo in cui deve essere scortata è l'Italia. Questo per dire che cos'era il nostro paese nel 1889, cioè lei ha girato dappertutto da sola, quando arriva al confine nord delle Alpi viene chiusa, poi incredibilmente, pensate come venivano considerate donne, viene chiusa nel treno da fuori. Perché si dice no, l'Italia è pericolosa, ci sono i banditi. E questo treno viene tenuto blindato perché lei non arriva a Brindisi per poi imbarcarsi per andarsene ad Alessandria d'Egitto. Tra l'altro si dimenticano anche di aprire il vagone, quindi lei rimane alcune ore chiusa dentro questo vagone senza poter uscire. Però poi per il resto fa il giro da sola, il libro è molto divertente perché lei ovviamente lo so, è arrivata in Cina e dice beh, quali sapete quali sono queste famose porture cinesi e si fa portare in un posto dove per esempio vengono le teste dei condannati a morte in Saravoia, lei non fa mai un mese. Tra l'altro sempre vestita come Mary Poppins, come sarebbe poi andata sul fronte della prima guerra mondiale. Nellie Bly non è solo un personaggio, detto così sembra un personaggio molto pittoresco. In realtà, a parte questo giro del mondo in giro, contemporaneamente un'altra giornalista americana partiva nell'altra direzione, cioè viaggiando verso ovest, arrivò 4 giorni dopo di lei, adesso si chiama Islam, come così, non mi viene bene, scrisse anche lì il libro, non è passata la storia perché avendo perso la gara 4 giorni, evidentemente nessuno la conosce, però anche lei è stata una grande giornalista. Comunque, Nellie Bly è fondamentale perché inventa un tipo di giornalismo che attualmente viene attribuito a Jack London, non so per quale motivo, ma comunque che invece ha inventato lei, che è quello di gettare i documenti e calarsi in una situazione. Il caso clamoroso fu che lei si fece chiudere nel manicomio femminile di New York. Il direttore si chiamava sempre Joseph Pulitzer e avete capito che evidentemente accettò subito l'idea che lei si facesse chiudere e devo dire che nella tragicità della cosa la cronaca del suo reportage sul manicomio è esilarante perché lei dice no, entrare è stato facilissimo, il problema è che stando dentro più tentavo di dimostrare che ero normale più mi consideravo pazzo. Quindi fino a che non ha trovato un medico che ha effettivamente capito che non era pazza, perché proprio Pulitzer per fighissimo non la tirava fuori, quindi aspettava che uscisse. Il reportage straordinario su questo manicomio ebbe un tale effetto che poi il manicomio fu chiuso, fu riformato e fu riaperto con dei criteri completamente diversi. Uno dei grandi interessi di Nellie Bly è stato il lavoro, un po' per le sue origini, insomma, veniva dall'ambiente dei lavoratori, si è sempre battuta per i diritti dei lavoratori e coincidenza vuole che a 40 anni si sposò alla fine e pensò bene di sposarsi un signore di 80 anni per due motivi, uno perché è morto subito, due perché questo signore era un ricchissimo industriale americano, quindi morendo subito la lasciò proprietaria di una serie di industrie. Lei per esempio è quella che ha inventato, perché era veramente un tipo strano, ha inventato il contenitore da 5 galloni di benzina che è ancora quello che in America si usa, la tanica tipica americana, insomma, l'inventatore. E solo che fece l'errore, diciamo così, di applicare in queste aziende quei principi del sindacalismo che lei aveva sostenuto nei suoi articoli, la giornata dell'autore, insomma, fallirono tutte queste aziende. Fatto sta che tornò a fare la giornalista e nel 1914 si ritrovò, quindi siamo parlando di una signora di oltre 50 anni, si ritrovò sul fronte russo e sul fronte serbo-austriaco. Le cronache di Nellie Bly non sono state interamente pubblicate in italiano, ma su internet trovate tutti i suoi articoli, vi consiglio di leggere, perché tra l'altro è stata anche una grandissima cronista di Nera, ha fatto delle grandi interviste. Però Viella, che è una casa editrice italiana, qualche anno fa ha pubblicato una parte dei reportage sia di Edith Wharton che di Nellie Bly. Io vi leggerei, penso molto breve, per farvi capire, sempre confrontandola con la cronaca, con le cronache maschili, come scrivevano invece queste donne. Prezelis, 30 ottobre 1914. Un gruppo di una dozzina di campane allineate lungo i lati della strada attirò la vostra attenzione. A ogni cancello, se così si può chiamare,
che uno steccato formato da tre rami sovrapposti separava le capanne dalla strada, erano fissati dei cartelli bianchi. Sulla paglia, di fatto un leggero strato di paglia, ai lati di queste misere, sporche capanne, erano ammassate forme umane in uniformi insanguinate e infangate. Attorno alle porte, dentro le capanne, sparsi ovunque, giacevano corpi assenti, esanimi, immobili. Un prete, che indossava alti stivali e un cappotto nero, era vicino a un gruppo. Si tolse il cappello e infilò sopra il cappotto una stola con ricami dorati. Con lo stivale diede un calcio all'uomo che gli era più vicino. Lo colpì di nuovo e di nuovo ancora. Da terra, quel brandello di umanità riuscì a mettersi in ginocchio. Il prete gli parlò e mentre parlava continuò a dare calci a un altro uomo che era lì accanto per riadunarlo. Non appena finì di dargli la benedizione, il primo scivolò a terra come un fagotto. Il terzo uomo rimase insensibile ai calci, talmente a lungo che pensai che la sua anima fosse già nel regno eterno. Invece era vivo. Cercò di sollevarsi sulle ginocchia, non ci riuscì. Scivolò giù senza forze. Il prete lo benedì e passò a dare calci ad altri per rianimarli. Questi lavori appunto di Nelly Bly furono, lei via via mandava questi articoli al suo giornale, quindi effettivamente in America furono pubblicati, quindi il pubblico americano seppe di queste cose. Contemporaneamente in Europa articoli del genere non uscivano, perché i pochi inviati e banded, cioè nel senso che potevano andare solo su con l'esercito, evidentemente ricevevano delle denunce. Il Corriere della Sera era, come dire, il più blindato di tutti, un po' perché il direttore aveva voluto la guerra, adesso andare a raccontare che i nostri uccidono nel fango in una maniera assolutamente inutile, se mi capita da dare vedere gli uomini contro di Rosi, fin del 1970, che tratta appunto da non soltanto piano, cioè l'assurdità di parte di questa tipo di guerra che Cadorna volle, cioè a ondate di attacco. Il problema è che i nostri stavano di sotto e gli austriaci stavano di sopra con le mitragliatrici, quindi questa gente che usciva a ondate dalle trincee veniva regolarmente falciata senza che si avanzasse di un passo. Ma non si poteva raccontare, non si poteva raccontare. Quindi su nessuno dei nostri giornali troverete una cosa di questo genere. Io poi, se vi interessa, vi leggo anche in qualcos'altro di Nelly Bly. Quello che è interessante di Edith Wharton, che fu una delle prime ad accorgersi dei danni anche al patrimonio artistico. Voi direte, madonna, 10 milioni di morti, chi se ne frega del patrimonio artistico? Beh, insomma, mica tanto, perché il fronte occidentale in particolare corse lungo una frontiera che storicamente era stata fondamentale, cioè una frontiera franco-prussiana, franco-tedesca, insomma, all'epoca del libro non è. E quindi, voglio dire, dalla cattedrale di Reims, che per i francesi era fondamentale, perché lì era stato battezzato Re Clodoveo, che è il fondatore della dinastia dei Merovingi, e quindi, secondo i francesi, i Merovingi sono i primi franchi, erano prima dei Carolingi, quindi secondo i francesi la Francia nasce nella cattedrale di Reims, ma al di là di questo è una cattedrale bellissima, e lo stesso erano le città, la Londra straordinaria, le città che si trovano. Edith Wharton è la prima che dice: ma cosa stiamo facendo con questo patrimonio artistico? Considerate che mi raccontava adesso il colonnello Perugini, che sta organizzando le celebrazioni per la prima guerra mondiale per l'Italia, che invece questa preoccupazione qualche ufficiale la ebbe anche in Italia, e che quindi quello che avete visto, non so se avete visto il film con George Clooney sulla seconda guerra mondiale, il salvataggio dell'impero, in realtà è un film agghiacciato, ma comunque tolto questa cosa, questa operazione si cominciò già a fare nella prima guerra mondiale, e Edith Wharton ebbe un ruolo fondamentale in questo. Dunque, quello che però volevo dirvi è che tutte queste reporter condannarono, come dire, indistintamente la guerra. Io non ho, cioè, ho giro il mio orologio, dovete dirmi quando bloccarsi. A che ora finisce? Tra 10 minuti? No, 10. Ah,
potete abbattervi a dire. Tutte queste scrittrici furono, andando sul fronte, si rivelarono contro la guerra, anche se alcune di loro, in realtà, come ti ho detto, si schierarono da una parte o dall'altra, in particolare appunto Mary Borden si schierò dalla parte dei francesi, pur essendo americani, quindi gli americani sarebbero entrati all'ultimo momento. Però questa non è una costante. Ci furono l'idea, che io trovo profondamente razzista, che le donne in quanto tali siano pacifiste, è totalmente falsa. Ci sono state moltissime donne interventiste, ahimè, ce ne sono state in più della seconda guerra mondiale. Se voi guardate le immagini di sotto Palazzo Venezia con la dichiarazione di guerra di Mussolini, gran parte delle persone che erano sotto erano donne che inneggiavano la guerra. Ma l'interventismo fu anche una delle caratteristiche delle donne italiane. C'è però un personaggio in particolare, tra l'altro vi leggo solo veramente un pezzetto. Una delle scrittrici italiane più importanti è Sibilla Lerano. Sibilla Lerano era socialista ed era pacifista. Però quando scoppiò la guerra, scrisse, lo scomico pezzetto perché se no. Dice, parla delle donne, dice, e la donna è esclusa in tutta la sua specie dal destino, tenta di trasportarsi con l'anima laggiù sul capo, tenta di impaginare i guerrieri della gioia rapidosa dell'oblio pieno. Guardate la differenza. Io vi ho tradotto Mary Borden, però traducendola veramente letteralmente dall'inglese, e avete visto anche delle blind, non c'è un filo di retorica, c'è una veloce, ma non c'è un filo di retorica. Sentite come scrivono le italiane. E non tutte le italiane scrivono così, ma Sibilla Lerano è sempre a quel Fucilini, è stato corrispondente femminile. Senza immaginare i guerrieri della gioia rapidosa dell'oblio pieno, liberi di ogni rimorso, di ogni desiderio, di ogni rimpianto. Sente, le cuore così, una qualsiasi idea di diritto e di forza tocca un vertice della vita, ma non puoi saltarsi, perché non è lei che è chiamata la bella morte. Non può che spasimare per le ferite di colpo e di taglio onde stramazzano laggiù i suoi amati. Lo spirito non riesce, per quanto si sforzi, a sopraffare la sensazione terribile delle sue fibre materne. È fatale. Pure essa previene a tacere, a non urlare. Perché l'ora è virile, o piuttosto l'ora è solenne. E una cosa è la guerra, qui è la distinzione, e una cosa è la patria. La donna che non sostiene l'idea della guerra sa però di dover dare alla patria con abnegazione assoluta tutto quanto ha di più caro e tace in disparte. Ma no, non in disparte, perché dopo tutto l'Italia che si scopre oggi grande è costituita di uomini e di donne, è un'unità non soltanto politica e militare, ma un'unità di cuori gagliardi e cuori trepidi, meravigliosa unità di destini. Ora normalmente non scrive in maniera così retorica, si rivelerà. Però questo per dirvi che anche in Italia, nonostante soprattutto il fronte femminista era un fronte pacifista, perché gran parte delle femministe italiane aderivano al Partito Socialista e il Partito Socialista, tranne la parte che si staccò con Mussolini, fu fieramente e, devo dire, coerentemente antimilitarista e contro la guerra, quindi gran parte delle intellettuali donne erano contro la guerra, non tutte, alcune nel momento poi dello scoppio però guarda, si schierarono decisamente per l'Italia e smisero di fare polemica contro la guerra. Questa cosa avvenne anche in Francia. C'è una scrittrice che appunto tutto immaginerebbe fuorché che sia stata sul fronte di guerra e soprattutto che si sia occupata di questi argomenti, ma che invece l'ha fatto, che è Colette. Non so se avete mai letto la serie di Clotilde Pascual, Chéri, insomma, sono libri interessanti, perché Colette è stata una donna straordinariamente originale, innovativa, emancipata ed emancipatrice, ma insomma, sui temi della guerra non sembrerebbe rapida. Invece, nel 1916, Colette va sul fronte di Verdun. Nel 1916, a Verdun, si scatena un... A Verdun si scatena quella che era più veloce nelle battaglie del fronte occidentale e quella che farà più
morti insieme alla Somme. Le due grandi battaglie sono la Somme e Verdun. Tra l'altro, la battaglia della Somme, la Somme è un posto proprio a nord di Verdun, fu una battaglia ingaggiata dai britannici per tentare di alleggerire le posizioni dei francesi a Verdun. Colette decide di andare a Verdun. Verdun, che oggi è un paesello bruttino, abbastanza brutto, era un bellissimo paese invece, è stato completamente raso al suolo dalla guerra, quindi attualmente rimane qualche muro del castello, cioè in queste case non è rimasto qualche bello di muro, insomma, è stato ferocemente massacrato. Ma all'epoca del 1916 era veramente un ammasso di rovine. In questo ammasso di rovine, Colette è ferocemente nazionalista e ferocemente per la guerra. In questo ammasso di rovine, però, Colette fa una cosa che gli altri inviati di guerra non fanno, cioè va a scoprire chi ancora abita fra queste rovine. E scopre che nascoste dentro queste case semi distrutte ci sono un sacco di donne. Sono le donne che hanno seguito i loro uomini al fronte. Di nuovo torniamo, il fronte francese aveva questa caratteristica per cui 10 km indietro la vita era normale, però Verdun era veramente sul fronte, cioè la città veniva costantemente bombardata, infatti lei racconta di questi bombardamenti, insomma racconta anche della sua paura. Ma svela una cosa che non si poteva dire, perché se queste donne fossero state scoperte le avrebbero rimandate a casa e queste donne non uscivano mai di casa. E lei descrive, devo dire in maniera molto singolare, questo popolo di donne che vive nascosto in casa durante il giorno e poi sfidando la ronda di notte aspetta che questi soldati escano dalle trincee. Le trincee da Verdun alle trincee sono 2 chilometri, è proprio una cittadina, è sotto, poi ci sono delle piccole colline e sopra ci sono i forti con tutte le trincee. Questi scendevano giù mezz'ora di camminata e dopo raggiunge le loro donne tra le rovine di Verdun. L'altra cosa che Colette, di cui Colette parla e di cui parla un'altra scrittrice, metà italiana e metà inglese, sono gli stupri di guerra. E questo è, diciamo, il terzo tema che volevo introdurre. Allora, il primo, abbiamo detto, è che con quelle donne sul fronte ci sono state nonostante gli ostacoli. Il secondo, che hanno usato un linguaggio diverso rispetto a quello dei corrispondenti normali. Il terzo, che hanno introdotto temi che gli uomini non avevano introdotto. Lo stupro di guerra è un tema che normalmente non viene affrontato per la prima guerra mondiale. Noi in Italia abbiamo avuto il film La Ciociara, nel 60 vince l'Oscar, tra l'altro inciso. Questa primavera io sono andata a fare una lezione all'Università della Ciociaria a Sora, sempre di storia delle donne. Allora ho detto, beh, visto che siamo qua, perché non parliamo delle donne violentate? Ho detto che era quest'anno, nel 2014, la violenza di massa, migliaia di donne furono violentate in quella zona e nel 44, perché Roma fu liberata il 6 giugno del 44, quindi tutte le violenze sono, Cassino viene bombardata all'inizio del 44, quindi tutte le violenze sono nei primi mesi del 44. E loro mi hanno raccontato che ancora, adesso poi sono tutti morti, di quelle violenze in quella zona non si è mai parlato, non si è mai voluto parlare. E la frase è, quando sono tornati, gli uomini non hanno detto, le donne non hanno detto. E io dico, ma cosa non hanno detto? Dico, tra l'altro, questi bambini erano, le donne sono state violentate dalle truppe marocchine che i francesi portarono per cercare di rompere il fronte tedesco. Perché il problema era che solo un'azione, questa è una cosa ipotetica, ma solo un'azione di guerriglia sarebbe riuscita a rompere il fronte tedesco. Gli alleati avevano completamente sbagliato lo sbarco di Anzio. La soluzione che trovarono in particolare i francesi, ma anche gli inglesi, di portare truppe dal Nord Africa che facevano un'azione di guerriglia, erano veramente vestiti di stracci, usavano un coltello, sorprendevano le truppe tedesche di nascosto e gli tagliavano la gola. In questo modo si passò, a parte il bombardamento massiccio di Cassino, ma insomma
in questo modo si passa. Queste truppe violentarono in massa le donne, ma i bambini l'avevano visto, cioè questi bambini avevano avuto un colore diverso, ma i bambini non sono mai nati, perché le donne sono andate in montagna e hanno o abortito o ucciso i bambini. E di questa cosa non si è mai parlato, cioè è una rimozione che è rimasta fino adesso. Perché? Perché non so se avete sentito parlare dell'ultima guerra dei Balcani, le donne bosniache violentate sono state rifiutate, non potevano più rientrare nei villaggi perché erano disonorate. Nella ciociaria del 1944, e temo che anche nell'Italia ne parliamo dopo, una donna violentata era una donna disonorata, quindi non si doveva sapere, gli uomini non l'hanno chiesto, le donne non l'hanno detto, i bambini non sono nati, a parte dei bambini non sono nati. E quindi c'è stata una rivoluzione totale, perché se no gli uomini non le avrebbero riprese al ritorno, non le avrebbero riprese nei paesi. Ma questo fenomeno dello stupro di guerra invece non è limitato solo a quella guerra lì, c'è stato anche nella prima guerra mondiale e c'è stato in particolare ai danni delle donne belle da parte dei soldati tedeschi. Colette ne parla, parla in particolare delle donne francesi stuprate dai tedeschi. Considerate che, anche qui, piccolo inciso, lo stupro di guerra è un'arma di guerra che viene usata da sempre. I romani, quando entravano nelle città, dicevano cives, seruate, uxores, che vuol dire cittadini, chiudete a chiave le vostre donne dentro casa, se no ve le violentiamo. Ovviamente lo stupro funziona per due motivi. Il primo è che appunto una donna violentata è una donna disonorata e in quanto tale disonorata tutta una popolazione. Due, perché i bambini che nascono hanno almeno del 50% un patrimonio, come dire, di DNA dell'invasore. E quindi funziona in società dove il concetto dell'onore è questo qui. Detto questo, è sempre stata usata, non è mai stato considerato un crimine. La prima guerra in cui lo stupro viene considerato un crimine è la guerra di secessione americana. Non a caso, perché è una guerra civile, però viene considerato, per la prima volta viene considerato un reato, ma viene considerato un onore, un reato contro l'onore di padri e mariti. Non contro le donne, contro l'onore di padri e mariti. Non è mai stato codificato, quindi se non dopo la seconda guerra mondiale, quindi nella prima guerra mondiale non esisteva un reato specifico di stupro di guerra. Detto questo, come dire, i soldati tedeschi ne fecero ampio uso. A parte Colette, che descrive in maniera molto sibillina, per difendere queste donne e per difendere la scelta di tenere questi bambini, la persona che ne ha scritto di più si chiama Annie Vivanti. Allora, Annie Vivanti per noi, o almeno io non so se si studia ancora in scuola, sì. nessuno legge Annie Vivanti in Italia, ma viene ricordata. Sì, credo, ma pazienza. Ma pazienza, è piacevole. Viene ricordata perché è stata un amante di Carlucci Maturo. Lui scrive anche una poesia, dibatto alla tua porta con un ramoscello, eccetera, eccetera. In realtà, Annie Vivanti, che era di nazionalità inglese, era figlia di un mazziniano che si era trasferito in Inghilterra, e poi però lei era tornata in Italia, è stata una straordinaria giornalista, una buona scrittrice. Vi suggerisco per esempio, se lei ha ripubblicato in recente un suo libro che si chiama I Divoratori, è stata una pessima poetessa, però perché Carducci fece pubblicare le sue poesie, quelle sono di Gardella, quelle da prima sono tutti i libri di Annie Vivanti, ma è stata soprattutto una giornalista. Ed è stata una giornalista che ha, per esempio, sposato, nella prima guerra mondiale, lei sposò la causa dell'Italia, essendo inglese, e le rivendicazioni emergiste dell'Italia, cioè tra i genovesi sostanzialmente. Poi si batté, pur essendo inglese, per la libertà dell'Irlanda, aveva sposato, poi sposò un irlandese che faceva parte non esattamente del Sinn Féin, ma comunque di un movimento di emancipazione dell'Irlanda. Clamorosamente fu arrestata sotto il fascismo perché era inglese e lì si rese conto che l'Italia non era esattamente il paese che lei aveva sognato. Ma comunque, quello che è interessante
interessante di Anni Vivanti, a parte le cronache di guerra, sono due drammi teatrali. Uno in particolare si chiama Venictis, che parla appunto dello stupro di guerra. Il tema fu considerato scabroso, il dramma fu censurato e non è mai stato rappresentato. Perché il concetto era, è una cosa vergognosa, i nostri soldati comunque combattono in maniera cavalleresca, questa cosa la nascondiamo. Io sono riuscita adesso a trovare, perché poi questi libri, lei scrisse anche dei libri sul problema degli shock psicologici dei soldati tornati dalla Prima Guerra Mondiale. Sono riuscita a trovare su un banchetto Maya Tripudians, che è uno di questi libri, pubblicato peraltro nel 1931 in Italia e mai più ripubblicato in italiano. Per cui è piuttosto difficile trovare le sue cose, comunque sempre su internet, il libro originale del padre. Questo del ritorno del soldato è un altro tema che le donne sollevano. Noi abbiamo detto che i temi che sollevano sono le malattie e, come dire, l'orrore in cui muoiono questi uomini. Vi ricordate i calci, il prete che dà i calci a questi mucchietti di stracci. Il tema degli stupri di guerra, il tema dei danni, il tema dei danni al patrimonio artistico, i danni psicologici, anche qui. Allora, nella Prima Guerra Mondiale, in particolare Padre Gemelli, si iniziò ad osservare il fenomeno dello stress del soldato. E infatti proprio in quegli anni Padre Gemelli fece i primi studi, che però non portarono a niente. E questo per un motivo molto semplice. Si riteneva che la guerra fosse un istinto naturale dell'uomo, che la morte in battaglia fosse per il maschio la migliore delle morti possibili e che quindi era totalmente inconcepibile che un uomo potesse essere traumatizzato dalla guerra. Ovviamente tutto questo già era solo di per sé, ma ammesso che potesse valere per una guerra di tipo ottocentesco, non poteva più valere per la guerra di trincea. Considerate che nella Prima Guerra Mondiale i soldati non sono morti in combattimento, hanno passato moltissimi giorni, devo dire soprattutto quelli occidentali, perché i tedeschi e gli austriaci furono molto più bravi, ma comunque hanno passato moltissimi giorni nelle trincee, sottoposti a bombardamenti costanti, poi venivano, c'erano attacchi di gas, e lì non è combattimento. Venivano fatti uscire dalle trincee, ma non c'era un corpo a corpo. C'erano delle mitragliatrici dall'altra parte che sparavano, del fil di ferro, non c'era un incontro, quasi mai, con il nemico. In più, a Verdun e sulla Somme, per esempio, i tedeschi, sperimentarono i lanciafiamme. Per cui uscivi dalla trincea, ti trovavi davanti una, come dire, barriera di fuoco che ti faceva a pezzi. Cioè non è stata una guerra di combattimento, la gente è morta o per i bombardamenti, o per il gas, o per le mitragliatrici, o molto di più, per le malattie. Detto questo, dalle trincee quelli che sono tornati tutti traumatizzati. In Italia c'è stato uno scrittore che in parte ha affrontato il problema, si chiama Mario Mariani, e fra l'altro è il fondatore di Novella, quando è diventato Novella nel 2000, che era un personaggio... era tutta un'altra cosa. Novella è stato il primo... si chiama Novella perché era un giornale di Novella che scriveva per il grande scrittore italiano. Comunque, Mario Mariani è uno che in parte affronta questo tema del trauma delle trincee, che è veramente il solito lusso, eccetera, eccetera. Ma chi lo affronta, secondo me, nella maniera migliore sono alcune donne. Vi cito un titolo solo, che è Il ritorno del soldato di Rebecca West. Rebecca West è uno, secondo me, dei grandi scrittori del Novecento. Lo dico al maschile per mettere dentro maschio e femmine. Se non l'avete mai letto, leggetela. La famiglia Aubrey è veramente un capolavoro. Ed è una storia in parte autobiografica, che prosegue e uno dei volumi di questa saga familiare si chiama Il ritorno del soldato, in cui lei descrive nei dettagli questo senso di totale incapacità di dire, a parte gli incubi, questa gente che ha continuato per tutta la vita a sognare i bombardamenti, a sognare il gas, a sognare le mutilazioni, considerate che tornarono orribilmente mutilati.
mondiale furono più mutilati di quelli della seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale furono più mutilati perché il tipo di bombardamento, il tipo di colpi tendeva come dire, a mutilarli, mai in più, perché mancando gli ospedali di prima linea, di antibiotici, di disinfettanti, anche di banale iodio, l'unica cosa era tagliare gambe, tagliare braccia, quindi c'è un numero incredibile di mutilati. Inciso, anche questo piccolo. Avete fatto caso a quanti mutilati ci sono invece nelle ultime guerre? Lo sapete perché? Perché è migliorato l'intervento. Perché nella seconda guerra mondiale la gente moriva dissanguata sul campo e nelle ultime dietro non moriva dissanguata, facevano in tempo a mutilarli. Adesso l'intervento medico è subito, quindi se salti su una mina ti fermano subito l'emorragia, quindi se hai perso la gamba vivi, in Vietnam non vivi lì. Quindi i reduci adesso sono più mutilati di quelli del Vietnam. Che è successo? Comunque quelli della prima guerra mondiale erano molto mutilati. Di questi traumi le donne parlavano. Io adesso vorrei, se non vi ho annoiato, leggervi un altro pezzo di Nelly Bly. Perché Nelly Bly, per esempio, una delle affermazioni che fa, secondo me molto sensata, dice: sul fronte di guerra le bandiere che sventolano di più non sono quelle nazionali, è la bandiera gialla del colore. Perché nelle trincee la cosa peggiore fu la diffusione di queste malattie infettive. Considerate che i soldati combattevano, e sempre mettetelo fra virgolette perché appunto la fase di combattimento era molto, con l'acqua fino a qua. Tra l'altro, con dell'acqua, non eccolo qua. Allora, un'altra delle inviate sul fronte di guerra si chiama Mary Roberts Reinhardt, è scritto Rine Hartz con la H davanti, tutto attaccato. Allora, Mary Roberts è l'inventrice del romanzo poliziesco, tutti i le donne non sono passate alla storia, perché invece hanno fregato qualcuno troppo. Vi consiglio di leggere i suoi romanzi polizieschi, non sono tradotti in italiano, ma comunque sono molto interessanti, scritti molto bene, però anche lei chiese di essere mandata sul fronte e vide delle cose che evidentemente gli altri non hanno visto. La sua opera più famosa sulla prima guerra mondiale si chiama Una licenza di 23 ore e mezzo. No, non è tradotta in italiano, insomma. Quello che vi leggo l'ho tradotto io, lo dovete andare a cercare. Durante l'inverno i piedi si congelano e a volte è necessario amputarli. Ma anche nei casi meno gravi le sofferenze sono terribili e gli uomini devono per forza abbandonare le trincee. Stare ore o addirittura giorni in piedi nell'acqua gelata crea problemi gravi, lo chiamano il morso dell'acqua. Ai soldati è stato ordinato di cospargere i loro stivali dentro e fuori di grasso di balena e di ungersi anche le gambe e i piedi, ma solo a pochi è stato dato il grasso. Le sofferenze sono terribili. I chirurghi che hanno osservato infiniti casi, al tempo stesso di congelamento e di morso dell'acqua, sostengono che stranamente il piede sinistro è più colpito di quello destro. La spiegazione in realtà è semplice. I destrosi usano il piede destro più del sinistro, perché dovete appoggiare il fucile o appoggiare se sei destrosso sulla gamba destra. E così lo difendono meglio. E così concludeva la Reinhardt. Questa è una sporca guerra. Gli uomini arrivano negli ospedali in condizioni oscene, spesso bisogna tagliare i loro vestiti perché sono congelati e sotto si scoprono corpi coperti di vermi. Quando trasportarli è troppo difficile, per esempio dopo una grossa battaglia, gli uomini giacciono sotto tettoie o nelle stazioni aspettando il loro turno. Le ferite diventano verdi e orrende, le belle in origine pulite diventano infette. Fortunati quelli che riescono a buttare sulle ferite un po' di iodio. E invece della stessa cosa dice Nelly Bly, quando l'infermiera della Croce Rossa stava con aria seria intorno a un tavolo operatorio, il dottor McDonald le indicò due bucchettini bendati. Vidi che un piede era stato mozzato alla caviglia e l'altra gamba apparentemente fino al ginocchio. È un russo, disse il dottore, è stato ferito da un colpo che gli ha trapassato il corpo. Per 8 giorni è rimasto nella trincea senza cure. I piedi si sono congelati. È stato messo sul treno e quando l'abbiamo recuperato un'ora fa aveva perso i piedi. Probabilmente
probabilmente in treno, perché non l'abbiamo trovati. E il poveruomo si stava distraguando. L'abbiamo trasportato qui e bendato, ma non vivrà a lungo. Non ha quasi più polso, venite a vederlo. Guardi il corpo, disse il dottore. Guardami, era brechino. Il pallore mortale, estrema magrezza, ossa, ossa, niente carne. La testa si voltò, grandi occhi infossati mi fissavano, trafitta. Rimasi affratta e dolente, con grandi occhi infossati cercavano i miei, cercavano di interrogarmi. Parlavano il linguaggio dell'anima. Dalle labbra aperte, un lamento di agonia non soltanto fisica. Parlò, ma non riuscì a capire. Le sue parole sono suoni che le mie orecchie non dimenticheranno mai. L'appello, il rimpianto, la consapevolezza. Cosa dice? Chiesi, perché non riuscivo più a sopportare la situazione. Qualcuno capisce? Non si può trovare qualcuno che gli parli. Un'infermiera gli accarezzò la fronte e un altro gli teneva le mani, pallidissime. L'infermiera capisce, disse. E gli chiese, ma che dice? Chiede dei suoi bambini, rispose a voce bassa. Gli occhi neri e infossati si volsero di nuovo verso di me. Non riuscivo a sopportare quello sguardo implorante, non potevo rispondere alle sue domande. Mi lasci andare, disse al dottore. Il basso lamento sembrava richiamarmi, ma mi diressi verso la porta e giù per il corridoio. E questo è un altro degli elementi che le librarie inserisce. Cioè, per la prima volta le indiane donne parlano della loro paura, il loro disagio. Guardate, la persona che più di tutte racconterà nella migliore, nel migliore dei modi che cos'è la paura dell'inviato e l'Oriana Fallaci. Vi invito a rileggere le sue cronache da Vietnam, c'è una scena bellissima in cui loro si trovano in una sorta di conca. Lei arriva e capisce subito, questi sono pazzi, cioè da qui guerriglieri arriveranno da tutte le parti. Sapete l'arroganza dei militari, quando lei lo dice all'ufficiale americano, dice, ecco i mezzi che abbiamo. Nel giro di pochi giorni quella conca fu completamente rasa al suolo dei guerriglieri, ma tolto questo, la conca era stata utilizzata dagli americani per far sollevare in volo gli elicotteri che andavano verso la prima linea. Lei doveva salire sull'elicottero, poi per qualche motivo non sale, l'elicottero si alza, esplode e muoiono tutti quelli che sono dentro. Quindi lei deve salire sull'elicottero dopo. Beh, vi assicuro che la descrizione, il modo con cui descrive la sua paura e quella dei soldati che sono su lei che devono salire sul secondo elicottero è veramente un capolavoro di letteratura. C'è un libro che si chiama C'era una volta la guerra, edito da Bompiani, di John Steinbeck. John Steinbeck è un premio Nobel, quindi scrive. Però nella prefazione, che forse è una delle parti più interessanti, dice, guardate, io ho fatto l'inviato, lui fu l'inviato però della seconda guerra mondiale, ed era un inviato in Egitto. Dice, non credete mai quando un inviato vi descrive una battaglia. Perché l'unica cosa che l'inviato vede è la fila di formiche che gli cammina davanti al naso quando si è buttato per terra al primo scoppio. E l'unica cosa che sente è l'odore della terra su cui è spiaccicato il naso. Però questa cosa Steinbeck non la racconta durante gli anni della guerra. Se voi vi leggete le sue cronache, durante gli anni della guerra è tutto un trionfo di soldati all'assalto. E solo dopo che lui inizia a scrivere come erano scritto queste donne. Dunque, 10 minuti, vogliono fare delle domande o finisco con un'altra cosa? Ditemi voi perché sennò vi posso toccare un'altra cosa ancora. E l'ultimo, vabbè, allora la faccio molto breve, poi se avete delle domande. L'ultimo capitolo è quello invece delle donne combattenti. Allora, gran parte di queste donne di cui abbiamo parlato sono state o hanno aperto degli ospedali, vi ho detto che me le ricordano qui degli ospedali. Un'altra che aprì un ospedale che si chiamava Mary Atkill, che si scrive con il CK, alcune hanno combattuto. Allora, la più importante delle donne combattenti della prima guerra mondiale si chiamava Maria Boczkareva, era una donna molto bella, anche lei era una causa di una serie di violenze, eccetera, eccetera. Se la guardate è un Marco Antonio pazzesco. Detto questo, si travestì da uomo ed entrò nell'esercito. Poi chiese a Kerensky, voi sapete che a febbraio del 1917 c'è la prima rivoluzione in Russia, prima di quello di ottobre, c'è prima quella dei menscevichi, primo ministro viene nominato Kerensky.
dà a Kerensky e gli chiede di poter formare un battaglione di sole donne. Kerensky, abbastanza sorpresa, ma un po' perché la Russia, come sapete, dopo la rivoluzione stava decisamente perdendo la guerra contro gli imperi centrali, accetta l'idea di una formazione di un battaglione tutto femminile. La sfilata di queste donne nel centro di Mosca provocò sputi, lanci di oggetti, insulti, offese, è successo di tutto. Nonostante questo, Maria Bochkareva riuscì a mettere insieme circa 3.000 donne che parteciparono all'ultima offensiva, la cosiddetta offensiva Kerensky del 1917, prima del crollo del fronte russo, che poi avrebbe portato alla rivoluzione bolscevica del 1917, e furono, ne rimasero poche, insomma, furono ammazzate parecchie in questa battaglia. Perché la storia di Maria Bochkareva è interessante? Perché Maria Bochkareva rimase fedele ai menscevichi, quindi non si schierò con i bolscevichi, e quando ci fu l'assalto al Palazzo d'Inverno, le sue donne, ormai erano ridotte a 250 dalle 3.000 in partenza, le sue donne rimasero a difesa del Palazzo d'Inverno. Furono catturate, violentate e uccise. Maria Bochkareva no, si salvò, ma poi finì sotto, fu messa a morte l'anno dopo, insomma, fu giustiziata l'anno dopo. Lei era analfabeta, quindi non ha mai scritto nulla. Però incontrò un giornalista americano, lo sapete che nel periodo della rivoluzione russa c'erano giornalisti americani che andavano avanti e indietro, trovò un giornalista americano che scrisse la sua storia. Quindi noi abbiamo la storia di Maria Bochkareva e su internet troverete anche le fotografie del battaglione di queste donne. Ve ne parlo perché queste donne hanno goduto poi di una pessima fama, perché ovviamente i bolscevichi le hanno denigrate, per cui esiste anche una canzone popolare dei comunisti sovietici che le chiamano le sceme di Maria e dicono quando fu assaltato il Palazzo d'Inverno le prime a fuggire furono le sceme di Maria. Invece non è vero, poverette, queste furono le ultime a rimanere, tant'è che appunto non furono uccise tutte quante. Il secondo personaggio combattente che vale la pena ricordare si chiama invece Flora Sandes. Flora Sandes, si scrive come ve lo dico, cioè quindi non si pronuncerà così perché era inglese, era una infermiera inglese, che decise di andare a portare soccorso sul fronte serbo, in aiuto dei serbi. La guerra, la prima guerra mondiale, lo sapete, scoppia perché c'è l'omicidio di Sarajevo, l'Austria dichiara guerra alla Serbia, quindi il primo paese ad essere stato attaccato è la Serbia dagli austriaci. Flora Sandes corre su questo fronte, fa prima servizio delle autoambulanze, che non sono quelle che conoscete adesso, erano le tigre portate a mano, i carretti. Dopodiché rimane così disgustata dal comportamento degli austriaci che entra nell'esercito e partecipa con l'esercito serbo alla grande ritirata che arrivò fino a Corfù. L'esercito serbo dovette ripiegare davanti all'avanzata dell'esercito austriaco. Finita la guerra, avrebbe voluto tornare a fare infermiera. Invece chiese la ferma. È rimasta nell'esercito serbo e poi jugoslavo, tant'è che poi è andata in pensione nel 56, quindi con Tito già da tempo al potere, con il grado credo di capitano, ha avuto una normalissima pensione di guerra, che si è ritornata a vivere in Inghilterra. Flora Sandes scrive anche lei le sue memorie di guerra, che hanno un titolo lunghissimo, tipo Memorie di un'infermiera inglese sul fronte serbo-austriaco, c'è un titolo così, anche lì non è tradotto in italiano. E questa era l'ultima cosa, cioè, del ruolo. Se avete delle domande, volentieri. Intanto. Ha incominciato a curare questo mondo.
se quella che fonda con l'associazione femminile culturale un po' in Italia che sono e quindi insomma si andò a cercare insomma